Andremo ora a preparare una meringa all'italiana. Sfruttando la praticità dei due bicchieri indipendenti del modello Hotmix Pro Twin, velocizzeremo la preparazione preparando il caramello in uno dei due bicchieri e montando gli albumi con lo zucchero nell'altro. Versiamo quindi lo zucchero semolato e l'acqua in uno dei due bicchieri. Portiamo la temperatura a 121 gradi esatti per ottenere un caramello molto chiaro con le lame al minimo. Contemporaneamente, nell'altro bicchiere, montiamo gli albumi con lo zucchero. In questo caso utilizzeremo anche l'accessorio miscelatore. Velocità 3 per circa 3 minuti. Ora che lo zucchero caramellato a 121 gradi è pronto, lo versiamo a filo negli albumi montati. Una volta portato a raffreddamento il composto, la meringa sarà pronta. Il risultato è evidente, perfettamente bianca, lucida e dalla densità ottimale.